disabile non può spostarsi in treno scegliendo liberamente dove andare. In alcune stazioni dell'area metropolitana mancano mezzi e personale per l'assistenza, lo denuncia l'ufficio H della CGIL di Bari. 200 milioni per chiudere il 2011 e onorare il 2012, ma il vero problema della cassa integrazione in deroga scatterà nel 2013. Sitina Bari, piazza Prefettura. Manca un mese a Natale, la Filcams CGIL Bari ha realizzato l'albero addobbandolo con i desideri dei lavoratori e delle loro famiglie. Ben ritrovati su CGIL Bari Web TV, lo avete sentito dai nostri titoli, un disabile non può spostarsi in treno scegliendo liberamente dove andare, lo denuncia l'ufficio handicap della CGIL di Bari. In alcune stazioni ferroviarie dell'area metropolitana mancano mezzi e personale per l'assistenza. Siamo andati a verificare, guardate che cosa abbiamo scoperto. Decidere di muoversi con un treno quando si vuole, scegliendo la meta. Ciò che è normalissimo per le persone normodotate diventa un'ardua impresa per un disabile che si vuole spostare in treno. Urbano, cinquantenne invalido in carrozzina, non può andare dalla stazione di Bari di Trenitalia a quella di Molfetta con il treno. Il regolamento di Trenitalia prevede in qualsiasi stazione la presenza di un punto blu che deve assistere il viaggiatore disabile o a mobilità ridotta. A Bari il punto blu funziona ma solo per i treni abilitati al trasporto. Significa che Urbano arriva in stazione, fa il biglietto, si rivolge al punto blu ma il dipendente ferroviario gli spiega che a Molfetta non potrà scendere per mancanza di assistenza e perché la stazione non è attrezzata, pertanto lo invita a farsi rimborsare il biglietto. Com'è possibile che si vendano biglietti a disabili sapendo che nelle stazioni di arrivo mancano mezzi e personale per accogliere tali viaggiatori? Urbano si fa accompagnare in auto a Molfetta, ma non potrà prendere il treno per tornare a Bari. Perché, come mostrano queste immagini fatte con un cellulare, i sottopassaggi non sono attrezzati né con un servoscale né con ascensori. Sentite cosa ci hanno risposto in biglietteria. Okay. In fondo, ma c'è l'accessibilità per me? Non ce l'abbiamo più a Molfetta. E scusi, e io come devo fare? Hai ragione, avrete dovuto chiamare un numero verde. Lo so, però gli interregionali non può chiamarli anche... Purtroppo c'è questa lacuna, qui a Molfetta ci sono solo io. E quindi? Non puoi partire? Non possiamo più partire. Cioè non ho capito, lui con questa disabilità non può partire? Praticamente non c'è marciapiede a raso, il signore ha capito benissimo. Ah, non c'è marciapiede a raso. Cioè non puoi fare il trapasso. Allora, di che non possiamo più partire. Vabbè, non possiamo ma più partire. Ma vediamo cosa chiediamo. Non c'è assistenza. Non c'è assistenza. Okay. Va vabbè. Bene, la ringrazio, buongiorno. Altra anomalia è il bagno. Come vedete è chiuso con un lucchetto. Urbano è costretto ad utilizzare quello per normodotati, con notevoli difficoltà. L'assistenza che Trenitalia fornisce è sulle grandi stazioni, quindi Bari, Barletta, Foggia, Molfetta, pur essendo una città di oltre 60.000 abitanti, non è considerata una grande stazione e quindi un disabile non può né arrivare né partire da lì, nonostante l'assistenza prevista dalla carta dei servizi. Nelle ferrovie sud-est di Bari manca lo scivolo d'ingresso, ossia un disabile non può entrare in stazione né tantomeno arrivare al binario. Non c'è parcheggio per disabili, per cui un disabile in carrozzella deve scendere dalla macchina, attraversare i binari, andare dall'altro lato, fare i biglietti e fermarsi al binario oppure rifare il percorso sull'attraversamento del passaggio a livello e arrivare all'altro binario a seconda del treno in arrivo o in partenza. Nella stazione ferrotranviaria del capoluogo non ci sono gli scivoli di accesso, per cui il disabile è costretto a chiamare l'assistenza per entrare in stazione. A ciò si aggiunge che al termine del percorso i quattro marciapiedi dell'incrocio di Corso Italia con Piazza Roma sono tutti sprovvisti di scivoli, indispensabili per l'accesso alla stazione Appulo Lucana.
L'ufficio Handicap CGIL di Bari ha denunciato la situazione con una lettera aperta alla direzione di esercizio delle ferrovie interessate, ma i disagi riguardano anche altre stazioni come Mola, Torre a Mare, Ruttigliano, Trigiano, Capurso, per citarne solo alcune. 200 milioni per chiudere il 2011 e onorare il 2012, ma il vero problema della cassa integrazione in deroga scatterà nel 2013. Sit-in a Bari, in Piazza Prefettura. Vediamo. Interessa 2.433 aziende e 32.298 lavoratori. Stiamo parlando della cassa integrazione in deroga, mentre la mobilità, sempre in deroga, si aggira intorno alle 16.000 domande presentate all'INPS, di cui 1.800 congelate a ottobre a causa dell'insufficienza delle risorse per fronteggiare i pagamenti fino a fine anno. CGIL, CISL e UIL hanno chiesto al Governo di stanziare immediatamente le risorse necessarie per finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga e garantire il reddito ai lavoratori. Mobilitazione dei lavoratori dinanzi alle prefetture pugliesi. Qui siamo a Bari, dove i lavoratori si sono dati appuntamento davanti a Palazzo di Governo nelle stesse ore in cui, a Roma, era in corso un incontro istituzionale tra Ministero del Lavoro e Regione Puglia. L'assessore regionale al welfare, Elena Gentile, è tornata da Roma con un accordo che prevede poco più di 200 milioni per chiudere le partite pendenti del 2011 e onorare il 2012. L'intervista a Susi Cavone. Pensiamo che nel nostro settore, soprattutto in quella della mensa, i contratti sono essenzialmente part-time, part-time al 75%, al 50%, abbiamo dei contratti a 2,5 giornalieri, per cui su un salario di 400 euro mensili abbiamo un 150-200 euro di cassa integrazione. Una cassa integrazione che sarà pagata in ritardo, con notevole ritardo, parliamo di 11 mesi, di 13 mesi, e nel frattempo invece quei soldi mancheranno su una busta paga che conterà le 250 euro. Ma il vero problema scatterà nel 2013, quando entreranno in vigore le regole per i nuovi ammortizzatori sociali previsti dalla riforma Fornero. Assolutamente inadeguate le risorse previste dal governo, ossia 650 milioni per tutte le regioni, quindi un quarto in meno della spesa degli anni precedenti di 2 miliardi. Manca poco più di un mese a Natale e la Filcams CGIL Bari ha realizzato un albero addobbandolo con i desideri dei lavoratori e delle loro famiglie. Sentiamo com'è nata questa originale idea nell'intervista a Barbara Nelli, al segretario generale Filcams CGIL Bari. Caro Babbo Natale, per questo Santo Natale avremmo voluto poter regalare a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori una condizione lavorativa ed economica differente, ma non ci è stato permesso. Questa è la denuncia che parte dalla Filcams CGIL Bari e che riguarda una specifica condizione. Quale? Sì, allora, riguarda la condizione di lavoratrici e lavoratori del supermercato Sidis, o meglio del gruppo Sidis. I Sidis prima erano divisi in tanti piccolissimi negozi a conduzione prettamente gestionale e locale. Adesso invece il gruppo li ha assunti tutti sotto un'unica insegna, sotto un'unica denominazione tanto apparide. Allora noi adesso diciamo basta, perché i lavoratori sono uguali per tutti e se il contratto di secondo livello deve esistere per tutti. Questa è la nostra denuncia. Inoltre, proprio perché nel tempo esisteva già un contratto integrativo, il contratto è stato praticamente, l'abbiamo disdettato noi perché non ci sembrava opportuno che dei lavoratori continuassero a fare ancora 48 ore settimanali di lavoro. Questa idea di allestire questo insolito albero di Natale come nasce? Babbo Natale, la lettera la si fa adesso e pertanto anche noi abbiamo voluto creare questo albero con tanti bigliettini, sono tutti bigliettini anonimi, ogni bigliettino equivale a un lavoratore ed una lavoratrice. Ne prendo uno adesso così, ne vedo uno, contratto a tempo indeterminato, oppure aiutare i socialmente utili, oppure avere un futuro per i miei figli è un presente per me oggi. Cioè, queste sono tutti pensieri che messi insieme fanno veramente la collettività dei compagni e delle compagne della CGIL, ma anche dei semplici lavoratori.
Bene, è tutto per questa edizione del nostro settimanale di approfondimento. Potete seguirci su www.cigelebari.it, ma anche sul canale 78 del Digitale Terrestre su Delta TV alle 8 meno 10 e alle 23.45 circa. Buon proseguimento e arrivederci.